Se puoi pagare, posso darti un piatto di fagioli. Lasciali qua. Hai proprio fame, amico. Come uno che ha attraversato il deserto di corsa. Sì, e chiunque attraversa il deserto di corsa ha qualche cosa sulla coscienza. Già. Hai avuto fortuna. Sei solo un animale affamato. E tu non farci scherzi. Cerca di campare un'altra mezza giornata. Morto non vale un sen. A domani ci arriva. Andiamo? Che hai detto? Su, alzati, andiamo.
Senti, affamato, ne ho ammazzati per molto meno di animali come te, ma se vuoi una croce con un nome sulla fossa, dimmi come ti chiami. Mi chiamano Trinità. Trinità. La mano destra del diavolo. Su, muoviti. Quanto vi devo? Niente, niente. Offre la casa. Grazie. I fagioli comunque erano uno schifo. Ehi, Trinità. Dicono che sei un fulmine con la pistola, è vero? Dicono così. Allora, com'è andata? La mia sposa stava al fiume, signor, a lavare. Un gringo l'aggredì e la voleva. E ho corso in suo aiuto, avevo il coltello. Quello mi guarda con gli occhi spalancati e muore. Nel cadere avrà battuto la testa. Io gli ho dato solo qualche coltellata. C'erano testimoni? No, signor. Pensaci bene, uno c'era. No, signor, non stava nessuno. Cerca di ricordare. Sì, signor, è andata così. Mia sposa stava al fiume, signor, a lavare. Sceriffo! Sceriffo! Se vuoi che la tua stella di latta riveda il sole, farei bene a liberare il nostro amico. Io personalmente non ho niente contro chi si infila nel letto di una donna, ma se quella non è d'accordo e non ci sta, dicono che è violenza carnale. A questo ci penserà il giudice. Il giudice non può essere obiettivo. Quella bagascia era sua moglie e ci sarebbe anche stata, ma è arrivato il vecchio all'improvviso e si è messo a starnazzare. Sentite, ragazzi, il vostro amico ha scelto la gallina sbagliata e mi dispiace, ma la legge è legge. Per quanto possa sembrare strano, va rispettata. Avete un minuto di tempo per lasciare il paese. È l'ultimo avviso, sceriffo. Libero il nostro amico. Ragazzi, ho l'impressione che dovremmo eleggere un nuovo sceriffo. Ehi tu, elegantone! Dici a me? Sì, dico a te, pezzente! Ha detto a lei, signor. Butta il cinturone! E adesso a te, sceriffo. Se ci provano li fa secchi. Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor? La mano sinistra del diavolo.
solita romanzina serale. Beh, addio, giovanotto. Io porto le mie ossa a letto. Se non ti rivedo, il che è molto probabile, buona fortuna. Sentite, maggiore, ne ho le scatole piene dei vostri uomini. Se molesteranno ancora gli agricoltori, sarò costretto a disarmarli. Perché non lo fate? Già, perché non lo fate, sceriffo? Sono bravi ragazzi, sceriffo. Gente onesta. Lavorano come bestie tutta la settimana. Sapete com'è? Oggi è stato giorno di paga e un bicchiere in più li ha messi di buon umore. Ma se gli agricoltori attaccano briga, non si tirano indietro. È volato qualche pugno, ecco tutto. Quindi, sceriffo, sarà bene che lasciate in pace me e i miei uomini. Mettetela come volete, maggiore. Questo è l'ultimo avviso per voi e i vostri rubagalline. Che avete detto? Rubagalline. Ah. Avete uno strano modo di fare il vostro lavoro, sceriffo. E non mi piace. Sentitemi bene. Si può sapere che cosa t'ha preso, Jeff? Lo sceriffo comincia a seccarmi sul serio. Ed è troppo stupido per valutare la mia posizione in questo paese. Comunque imparerà a sue spese. Hanno lavorato come formiche, ma il maggiore se ne infischia. Lui vuole quella valle per le sue bestie ad ogni costo. E a te che ti fregano, se mica lo sceriffo? Ah, lo so. Ma se dovesse succedere qualcosa di serio, arriveranno i Rangers e io sarò costretto a cambiare pascolo prima che arrivino i miei uomini. E poi non vorrei che il maggiore la spuntasse con gli agricoltori. Perché? Perché a due passi dal confine ha la più bella mandria di cavalli ancora da marchiare che io abbia mai visto. Se dovesse riuscire a cacciare gli agricoltori dalla valle, mi porterebbe le bestie e mi sarebbe difficile fargliele fuori. E allora dagli una mano. Al maggiore? Agli agricoltori. Anche questo è difficile. Non ho trovato un figlio di cane disposto ad aiutarmi in questo paese. Hanno tutti una paura maledetta. Ma non c'è un uomo che... Ehi. No, no. Sì, sì, invece. No. Un dollaro al giorno. No. Con le munizioni. Con vitto e alloggio. Il vecchio Jonathan cucina bene, sai? No. E allora alza le chiappe da quella sedia e vattene! Chi sono? È Mescala e i suoi ladroni, maggiore. Ogni tanto sconfinano per una minestra. Molto interessante. Benvenuti, fratello. Grazie, fratello. Ehi, voi, figli di cani affamati, perché non rispondete al saluto del fratello Tobia? Salve, fratello, dove sono le tue sorelle? Romano, vamos a comer, hombre! Guardate che buona
minestra ci hanno preparato i fratelli. Guardate! Questa minestra è schifosa. Per noi è buona. Non adoperiamo il sale, fratello. Lo fate per non dividere niente con nessuno, non è vero? Il nostro costume è cucinare senza sale, fratello. La prossima volta voglio trovare l'arrosto. E vino, molto vino, è chiaro? Vamos. Sai che direbbe quell'invasato se fosse al mio posto? Le vie del Signore sono infinite. Non rimettete più il muso qui dentro, sono stato chiaro? E adesso via di qui, e alla svelta! Ehi, Accattone, farai bene a pensare ai casi tuoi. Perché? Chiedilo al maggiore. Buona idea. Il maggiore ci nega perfino il diritto di fare acquisti nel suo negozio. Aspettate qui. Dove vai? Dategli quello che vi ha chiesto. Stai scherzando, spero. No. Porta la merce sul carro, è svelto. Al maggiore non piacerà questo. Che stavi dicendo del maggiore?
l'amante di troppo. No, qui c'è un maggiore di troppo. Senti, maggiore, sarebbe il caso che tu ordinassi a tutti i tuoi sciacalli di smetterla di molestare gli agricoltori. Ho parola di vice sceriffo, se ci riprovano te li faccio tutti secchi. Un magazzino devastato, due teste spaccate come zucche al sole, un ferito e un uomo castrato, il tutto in due ore. Due ore che ti ho lasciato solo, due ore. Beh, mi avevi chiesto di darti una mano. Ma non così, maledetto pazzo! Se avessi visto gli occhi di quelle ragazze. Sembravano due cerbiatte impaurite. Due cerbiatte impaurite. Magari saranno state due bagasce in cerca di clienti. Ehi, dove vai? Dalle cerbiatte. No, tu vieni con me. Dove? A casa, prendi i tuoi stracci e fili. Grazie, sceriffo. Questo era un paese tranquillo prima che arrivassi tu. Uno schifo di paese, ma tranquillo. A chi lo dici? Sceriffo, che ne facciamo dei prigionieri? O li impicchiamo o li buttiamo fuori. Ma io non posso mica stare a lavorare per loro. Buttali fuori tutti e levati di mezzo. Certo. Alla prima occasione lo sistemerò per sempre. Quel figlio di una vecchia... Prova a provarci. È più veloce di un serpente. Il tuo stupido amico ha ragione. Non ci provare. Andiamocene. È molto meglio. Questa non m'è piaciuta. Che cosa hai detto di mia madre? Ti prudono le mani? Ti ho fatto una domanda. Non ho capito che cosa hai detto di mia madre. Hai sentito? Ripetilo. Su, non aver paura. Paura di te? Noi. Sceriffo! Sceriffo! Svegliati! Svegliati! Apri, sceriffo! Apri! Sono io, Jonathan! Devi andare subito al saloon! Ma che diavolo succede? C'è tuo fratello laggiù! L'hanno ammazzato? Non ancora, ma presto o ne faranno un colabrodo. Noi siamo in sette, sbirro, e nella tua pistola ci sono soltanto sei colpi. Non so se ti ho reso bene l'idea, sbirro. Se paghi prima, scommetto che non sarai tu quello che resterà in piedi. Non so se ho reso bene l'idea. Che sta succedendo qui? Hanno offeso la legge. No. Sì. Hanno detto che io sono un figlio di una vecchia bagaccia. Questo è grave. Ora come la mettiamo, ragazzi? Se non vi riparaste sempre dietro quel pezzo di latta, potremmo risolverla da uomini.
Ce la togliamo? Non sono mica tanti. Jonathan! Sì. Porta via le armi. E chiudi la porta. A chiave. Te li fai da soli? Dammi una mano, mi sono svegliato adesso. Non è stata una bella idea la tua. Posso andare a letto o hai ancora qualcosa in programma? E quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia... Ma è la verità? Sì, ma non è vecchia. Chi è quella gente? Sono gli agricoltori. Com'è che sono disarmati? Fa parte della loro religione, non concepiscono la violenza. O qualcosa del genere. E come se la cavano col maggiore? Con qualche preghiera e le ossa rotte. Salve, fratelli! Salve! Glielo hai detto tu che siamo fratelli? Io? Chi lo conosce? È il Signore che vi manda da noi! No, passavamo di qui per caso! Venite! Perché non scendete, fratelli? Scendete da cavallo e riposatevi. Grazie per essere venuti. Vi dobbiamo molto per aver aiutato le nostre sorelle, Sara e Giuditta. Erano preda del demonio. Ma il Signore inviò l'arcangelo e Satana fu sconfitto. Sì, è stato pressappoco così. Bello qui, sembra il paradiso terrestre. E lo è. Per questo non permetteremo che il maggiore lo contamini. Oh, avete ragione. Saremmo lieti di dividere la nostra mensa con voi. Dividiamo. Venite. Fratelli. Cosa? Non ci si può avvicinare armati alla mensa del Signore. Va bene. Ma non portatele lontano, E ora preghiamo. Signore, accetta la nostra gratitudine per quei doni che stiamo per ricevere dalla tua infinita bontà. Signore, benedici e proteggi quei fratelli che non sono con noi in questo momento. Amen. Amen.
Amen. Passavamo di qui per caso e ho detto ai miei uomini: perché non andiamo a fare una visita al mio amico Tobia, vero? No, non insistere, hermano. Non voglio approfittare della tua ospitalità tutti i giorni. Come vuoi, fratello. La mia mensa è la tua mensa, lo sai. Ah, sì? Allora ne approfitto. Ambre! Perché non mi hai ricordato di togliermi il cinturone? Lo sai che l'ermana Tobia non vuole vedere armi alla sua mensa, eh? Dov'è il vino? Ma questa è acqua! Dov'è il vino? Noi siamo a Stemi, fratello, non... Dov'è il vino? Voglio il vino! Ico de puta! Il vino! E voglio il vino! Queste cornacchie! Dov'è il vino? Va bene, il vino non c'è, ma potremmo spartirci la tua donna. Eh? Un momento, fratello, ascolta. Certo. Come ti permetti, lurido ladrone? Questi sono i miei fratelli! E i miei fratelli li picchiano io! Dove vai? Capito? Questo mi è nuovo. Non l'ho mai picchiato prima. Ha fatto male, capo. Picchialo! Oh.
Ce ne andiamo, capo. Fratello, io volevo avvisarti che questi miei ospiti appartengono a un'altra confessione e osservano la legge biblica occhio per occhio, dente per dente. Quindi vogliate perdonarli e tornate un'altra volta. È meglio. Mescal non dimentica! Lo credo bene. Un'occhiata in giro. È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata. Questo è l'aiutante veloce, Mortimer. Posso esserle utile? C'è qualche articolo in particolare che le interessa? Sì, vorrei vedere mutande. Corri! Corri! Ha detto 10 secondi! Naturalmente tu non c'entri niente in questa faccenda, vero? Sceriffo, questo era un paese tranquillo prima che arrivasse il pazzo. Non hai il diritto ad andare in giro sparando a tutti solo perché gli avete dato quella stella. Nel nome dell'intera comunità, io chiedo le dimissioni di entrambi, altrimenti mi vedrò costretto a parlarne al mio personale amico, il governatore. Se avessi voluto restare, sarei restato! Io non lo credo!
Saranno una ventina di uomini, più o meno. È tutta gente del mestiere. Quindi dovrete impugnare le armi se non volete che facciano concime di tutti voi. La nostra fede proibisce la violenza. Dico, non crederete che per fermare il maggiore bastiamo noi quattro, vero? Dovremmo chiedere al signore una dispensa temporanea. E cercate di farvela dare alla svelta. Fratelli, credo che dovremmo prendere questa decisione. Siete tutti d'accordo, vero? Sì, sì, sono d'accordo. Va bene. Solo per legittima difesa. E senza uccidere. Beh, è già qualcosa, no? E come no? Dai, al lavoro. Ripeto, blocchi di sinistro e parte di destra. Capito? Sì, fratello. Bene, proviamo. If someone comes swinging with his right, what do? You block with your left and counter with your right. I repeat, block with your left and counter with your right. Got it? Yes, brother. All right, let's try. Devi bloccare di sinistro, non di destra. Visto che succede, è questione di riflessi. Se qualcuno ti attacca con un bastone come questo, che cosa fai? Cosa faccio? Tu lo schivi, lo afferri e lo butti a terra. Capito? Capito. Pronto? Pronto. Ma che hai capito? Fallo a me, guarda. Sei pronto? Pronto. Ricordatevi, non dovete mai fidarvi di nessuno, nemmeno degli amici. Capito? L'esperienza è la migliore maestra. Se non avete forza nelle braccia, potete sempre usare i piedi, come me. All right, get up and you try now. Vorrei dirti una cosa, se permetti. Se è un consiglio, risparmiati il fiato, eh? Io volevo soltanto la tua opinione. Su cosa? Avanti, rantola. Non pensi che possa esserci una spia sotto quel sombrero? C'è una seria possibilità. Lo pensavo anch'io. Faina! Che c'è, capo? Vieni qua. Avanti, provate tra voi. Lassù, sotto quel sombrero, ci dovrebbe essere una spia. Portalo giù. Intero. Qualcosa che non va, sceriffo? Boh, niente di importante. C'è un curioso lassù. Faina è andato a pregarlo di scendere. Che il cielo protegga il nostro amico. Farà bene a proteggere la spia. Chi sei? Chi ti ha mandato? Emiliano non tradisce, gringo. Emiliano dice tutto, gringo. Sono un uomo della banda di Mescal. Il maggiore ci ha ingaggiati e ha promesso a Mescal, il mio capo, 20 dei suoi stalloni se riusciamo a cacciare dalla valle queste cornacchie.
inutile che cerchi di nascondere le tue intenzioni, vecchia volpe. Ti conosco troppo bene, sei come un libro aperto per me. Ah sì, eh? Vediamo se hai letto giusto. Tu vorresti sostituirti ai messicani? Non è così? Hai letto giusto. Mi fa piacere che cominci a usare il cervello. Senti, Emiliano, ce lo faresti un favore in cambio della tua schifosa pellaccia? Claro che sì, ombre. Bravo, Emiliano. Chi va là? Chi va là? Siamo gli uomini di Mescal. Siamo venuti a rubare i cavalli. Venite avanti. Prendete i cavalli e filate. Com'è andata con gli agricoltori? 6. Muy bien. 7, 8, 9, 10, 11. Todos muertos. 12. Tutti morti. Sì. Tutti. Vecchi, donne, niños. 14, 15, 16. Anche i bambini. Certo. Anche quelli in fascia. 18. Madre 19. Mia, che massacro. Eh sì, un vero massacro. 20, 21, 22, 23, 24. Ehi. Ehi, guarda che di cavalli ne devi prendere... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35... Dov'è lo sceriffo? E voi chi siete? Chi sei tu? Io sono Jonathan Swift. Tengo in ordine l'ufficio. Lo sceriffo è fuori adesso. Sai quando torna? Se riesci a prenderli dovrebbe tornare verso... A prendere chi? Dei ladri di cavalli. Sono questi per caso? Sì. Lo sceriffo! Sì, sì. Sono proprio loro, eh? Sono proprio questi! Dove erano diretti? Dunque, mi ha detto che erano andati verso il confine. Me lo ricordo perfettamente, verso il confine. Affiggeteli fuori dell'ufficio. Non si preoccupi, sceriffo, li affigo io. Spero proprio che li prenda, lo pagheranno caro. Ma certo che li acciuffa. Vedrete che non gliene sfuggirà nemmeno uno. Guarda questo come beve. Fosse suo almeno. Cioè, sì, stanno arrivando! Arrivano! Stanno arrivando! Al riparo, tenetevi pronti! Ho sentito che il maggiore ti ha cercato, sceriffo. Che voleva? Giustizia, immagino. Gli hanno rubato una mandria di cavalli e voleva l'aiuto della legge per riacciuffare i ladri e recuperare il bestiame. Non credo che potrò aiutarlo adesso. Lo credo anch'io. Non vorrete prenderli tutti voi i cavalli, vero? Quali cavalli? Come quali cavalli? Quelli del maggiore. E sei venuto per questo? Anche per questo, ma non è tutto. Ah, c'è dell'altro. Per esempio, un uomo è venuto in paese oggi. Baffi, una stella sul petto e due stampelle. Un tipico sceriffo zoppo. E cercava quei tali che lo hanno ridotto in quel modo. L'ho mandato verso il confine. Bravo. Tutto qui? Ah, no, no, no. Il maggiore sarà qui fra poco. Grazie, vecchio mio. È stato un piacere. Ma voglio la mia parte. Va bene, l'avrai. E quello perché l'hai portato con te? Non potevo lasciarlo in paese, ha il vizio di dire la verità. È un tipico alcolizzato. Arrivano! Arrivano!
Sta giocando la sua ultima carta. Avanziamo, signori. Lentamente. Benvenuto, vecchio mio. Il tuo silenzio non mi impedirà di distruggere la tua dignitosa povertà. Non perdiamo tempo, maggiore. Silenzio. Siamo qui per lavorare. Signori, oggi sarà una giornata dura per voi, ma tornerete alle vostre case felici di aver guadagnato il vostro pane una volta tanto, onestamente. Distruggete tutto ciò che è stato costruito, a cominciare da quella casa. Ma vi prego vivamente di non gridare, sapete bene che non sopporto il rumore. Poi bruciate carri e tende e disperdete quelle miserabili vacche. Quindi noi ce ne andremo e il signor Mescal farà il resto. Che ne dite del programma? Avete perso la battaglia, maggiore, da quando siete sceso da quel colle. L'opinione degli altri, anche se sciocca, deve essere rispettata. E io non violerò certamente le regole delle buone maniere. Jeff? Vuoi distruggere la casa, prego? Avanti, ragazzi! Cominciamo con la casa. Jeff? Jeff? Sì, capo. Tornate indietro. Aspettate, ragazzi. C'è stata una modifica nei miei piani. Dobbiamo cominciare a buttar giù i carri? No, non credo proprio. Allora disperdiamo le vacche. Oh, ma che male vi hanno fatto quelle povere bestie? Allora non ho capito niente. Che diavolo devo fare? Rispettare i principi di queste brave persone. E noi siamo in casa loro. Posate subito le armi. Come? Fate quello che vi ho detto. Che sì, ombre! Farete molto felice il fratello Tobia! Lui odia le armi! Scusate, maggiore, ma ci deve essere una ragione per questo cambiamento. È anche solida. Ma certo, amico mio, una ragione di piombo. Bravo, è stato un piano perfetto. Salve, sceriffo. È una situazione piuttosto imbarazzante. Visto che cosa può fare la fede? Può fare miracoli, specialmente se la metti nella canna di un fucile. Allora, che avete da dire? Oh, niente per ora, ma non finisce qui. Ah, no. Invece finisce proprio qui. Deve finire qui. Parole di Coelet, figlio di David, re di Gerusalemme. Il cappello, per favore. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire.
Un tempo per amare e un tempo per odiare. C'è un tempo... Fratelli, qui dice che c'è anche un tempo per combattere e un tempo per vincere. Per vincere, fratelli! Vai, fratello! Thank you.
Grazie, fratello. Grazie un cavolo. Andate a prendere i cavalli e filiamo. Sì, sì, capo. E va bene, la valle è vostra, ma ridatemi i miei cavalli. Quali cavalli? Quelli che mi avete razziato. Ehi, dico, come vi permettete? Siete dei ladri, ecco cosa siete. Una cosa devo dire del maggiore, non mente mai. Maggiore, siete mai stato nel Nebraska? Sembra che ci siano dei pascoli meravigliosi. Penso che quest'idea del Nebraska non sia affatto male. Ehi, maggiore! Il Nebraska è da quella parte. Già. Grazie, signore. Ah, lascia perdere. Stavo rendendo grazie al signore, sceriffo. Oh, accetta il nostro umile ringraziamento, padre, per aver ricacciato Satana da questa valle. Ehi, capo! Guarda! E quello cos'è? Il nostro marchio, fratello. Le tavole della legge. Tu non ne sai niente, vero? Ecco, dopotutto, questa povera gente avrà pur diritto a un risarcimento e quindi... E quindi? Io non ce l'ho con te. Ce l'ho con nostra madre. Non capisco perché non ti abbia affogato quando eri in fasce e ti faceva il bagno. Ma forse non te l'ha mai fatto il bagno. Per questo sei uno sporco figlio di una vecchia... Non la prendete, sceriffo. Così era scritto. Un momento. Va al diavolo tu. I tuoi fratelli, le tue sorelle, i tuoi antenati, le tue vacche, il tuo destino e tutto il resto. Bastardi. Andiamo a pregare. Sì. Oh, Signore, in tua gloria leveremo il nostro canto d'amore. Riprendi nel tuo gregge questa pecorella smarrita che in penitenza getterà le armi nella fiamma della forgia e le trasformerà in strumenti di pace e di lavoro. In tua gloria, oh Signore, sarà circonciso per rispettare la tua legge. Dagli la forza di innalzare un tempio nel quale cantare i tuoi inni. Lavorerà fino a rompersi la schiena. Dissoderà questi immensi campi. Seminerà e raccoglierà il frutto del suo lavoro. Taglierà boschi, costruirà case e alleverà bestiame. E quando al calar della notte tornerà nella sua casa distrutto dalla fatica, giulivo e felice verrà nel tuo tempio a cantare la tua gloria, o Signore. Grazie per aver ripreso il nostro nuovo fratello nel tuo gregge. Rendilo meritevole della tua pietà e illumina la sua effimera esistenza con la luce del tuo spirito. Amen. Amen. Dov'è il nostro nuovo fratello? Era lì poco fa. Ma dove sarà andato? Io non capisco. Ma perché non vuoi che venga con te?
Vattene, se non vuoi che ti spari alle spalle mentre dormi. Ah, bel fratello che sei. Comincio a dubitarne che lo siamo. Senti, io me ne vado a ovest, in California. E questo significa che tu vai a est. Ehi! Da queste parti. Le facce da forca, volete dire? Guardate qua. Sono questi? Sì, sono loro. Mi hanno rapinato. Volevano anche gli stivali. Ma poi mi hanno visto e sono fuggiti. Da che parte? A ovest. A ovest. California. Sono quasi cotti. Sei uno sbirro? Di Denver, eh? Denver, sì. Tu sei un bounty killer. No, sono uno che ha attraversato il deserto in fretta come voi. Piuttosto affollato questo deserto. Non avreste da darmi delle munizioni. Ho avuto una lunga discussione e sono rimasto senza argomenti. Grazie. Lascia perdere se non ci si aiuta tra noi. Vuoi sapere una cosa, amico? Quando ti ho visto con quel cannone spianato, francamente ho pensato... Ragazzi, questa volta siamo fregati. Sul serio. Buttate i cinturoni. Tu prendi i cavalli e mettine uno sotto la mia sella. Deruberesti tuo padre. E perché no? E adesso sedetevi là e buoni. Ehi, ti dispiace? Vero?
Dico, non vorrei mica ingozzarteli tutti. Bastardo maledetto, questo non lo dimenticherò, me la pagherai! Sì, sì. Sono quasi cotti. Deve essere stata una mazzata tremenda. Sì. Ho detto. Se vai cercando una palla in fronte l'hai trovata, amico. Siete degli sbirri? Che cosa hai detto? Beh, ho detto se siete Rangers. Hai qualcosa sulla coscienza, puzzola? Quanto vale 500? Beh, non ancora, sono appena agli inizi. Ma il giudice Fitzpatrick ha detto che se vado avanti di questo passo, presto varrò $1,000. Per adesso sono a 50. 50 appena? E che hai fatto di grave? Hai rubato galline? No, tacchini. Passa le mani. Sta tranquillo, non siamo sbirri. A proposito, ne hai visti da queste parti? No, mi hanno inseguito per qualche miglio, ma poi sono scappato attraverso il deserto. Sei scappato con quel ronzino. Beh, forse non sembra, ma è un gran buon cavallo. Questo lo vedremo dopo. Er ist nicht gerade eine Schönheit, aber dafür ist er zuverlässig und treu. Davon werden wir uns noch überzeugen. Che cos'ha il vostro amico? È malato? No, l'hanno colpito con un pugno ed è rimasto così. E chi è stato? Un bisonte affamato. Un gran bel bastardo, direi. Un gran bel figlio di Baldracca, vorrei dire. Sapete, ho sentito dire che un colpo uguale a quello ricevuto può far tornare un uomo in sentimenti. Sì, l'ho sentito dire anch'io. È vero, figuratevi che mio zio colpì mio padre a tradimento qui, al cervello. E poi gli mollò un secondo colpo per finirlo. Ma il mio vecchio, invece di crollare, si svegliò. Si scaraventò addosso a mio zio, che poi era suo fratello, e lo fece secco. Perché non ci provate? Mm.
Mi spiace, vecchio mio, ma può darsi che la puzzola abbia ragione. Beh, non riesce mica sempre. Sì, l'ho sentito dire anch'io. Beh, allora, arrivederci e grazie. Del cavallo. Di quale cavallo? Del tuo rubatacchini. Serve a noi. Ah, beh, io non ho niente in contrario. Ma ero sicuro. E se anche lui è d'accordo. Tu sei d'accordo? Non è d'accordo. Penso che adesso ci dovremmo sparare, vero? Penso di sì, ragazzo. Ehi, capo. Ti dispiace se me lo faccio io? È tutto tuo. Fagli un graffio e mandalo via. A piedi. So, mandalo via, i fagioli sono cotti. Sei fatto, bamboccio. Giù i fagioli, i cinturoni. Sedetevi là e buono. Vorrei ammazzarci a sangue freddo. Francamente non lo so. Sapete, io sono ancora agli inizi. Che si fa in questi casi, eh? Se fossi in te, dimenticherei tutto, ragazzo. Noi volevamo scherzare. Ma tu non sei me. Facciamo una cosa. Rompetevi le ossa. E quello che resta in piedi lo lascio vivo, eh? Datevi da fare. Oh, attento! Nochmal, was willst du? Lass raus, komm, Mary. Sempre a rompere l'anima. Oh, maledetto ladrone. Io me ne stavo lì tanto bene a fare il bagnetto a bambino e arriva lui e mi deve rompere le scatole. Si può sapere che hai? Ti è preso un altro attacco? No, ma ci è mancato poco. Non senti niente nell'aria. Oh, il mio sciacalletto è ritornato nella vecchia tana. Credevamo che gli avvoltoi ti avessero già ripulito le ossa, figliolo. Dove sei stato tutto questo tempo? Ah, in giro. Perché non ci hai scritto? Perché io non so scrivere e voi non sapete leggere. Sembra un ottimo motivo. Andiamo, vieni in casa, c'è una sorpresa per te. Andiamo. Ciao.
Ma come? Non sei contento di rivedere tuo fratello? No! Ma bambino ha ragione. Questo sporco bastardo gli ha fatto fuori un'intera mandria di cavalli. Tu avresti fatto la stessa cosa. Prepara la tavola e sta zitto. E adesso lavati. Fai pace col sapone, tesoro. Te ne vai subito? Se tu resti, sì. Senti, se fossi in te lo affogherei adesso dentro quella tinozza. Ehi, dico, non darai mica ascolto a quell'alcolizzato, vero? Ma? Pace in terra agli uomini di buona volontà, disse un tale. Tu a tavola, è pronto. Ecco qua! Guardate che meraviglia! Ma che cos'è? Chi lo sa? Volava alto qui intorno. Sembra un'aquila. Oh, forse lo è. Sentiamo. Dico, non vorrete ingozzarvi senza prima aver pregato. Perché risiamo con la religione. Da quando fu redenta, ogni occasione buona per rompere le... Dolce signora del cielo, tu sei madre come me. E ho sentito dire che anche tu hai avuto un figliuolo che ti ha dato qualche preoccupazione. Quindi puoi capirmi se ti chiedo di proteggere i miei ragazzi. Dico, ci conto. Mm? Amen. Oh, ho detto amen! Moglioli. Amen. Su, beviamo! Alla salute, ragazzi, che il nostro signore... E lascialo in pace, signore! A quest'ora sarà a tavola anche lui, no? Farai bene a proteggerci tutti! Sagt mal, habt ihr keine Lust, bei uns zu bleiben und euer Landstreicherleben aufzugeben? Hm, wozu denn? Da sollen wir arbeiten. Hm? Wie kommt ihr denn auf die verrückte Idee? Ihr könntet zum Beispiel heiraten. Ich sage euch, es gibt da ein paar Hennen im Saloon, die warten nur darauf, dass sie den richtigen Hahn zu fassen kriegen, stimmt's? Ja, solche Mädchen werden immer die besten Ehefrauen. Ja, und eure Mutter ist dafür ein gutes Beispiel, Jungs. Ihr hättet sie sehen sollen an unserem Hochzeitstag. Sie war einfach eine Wucht. Ihr könnt euch nicht erinnern, ihr wart damals noch zu klein. Du reichtest gerade bis an den Tisch und du hast noch die Flasche bekommen. Die Hochzeitsfeier fand damals im Saloon statt. Ich sehe sie direkt noch vor mir stehen. Sie hatte ein Kleid aus rotem Samt an, mit lauter Spitzen. Ich glaubte, dass sie jede Sekunde rausplatzt. Und sie lachte mich an, ihre Augen strahlten vor Glück. Ihr Gesichtsausdruck war ungefähr der gleiche wie der einer halb verhungerten Hyäne. Ehi, perra, quando hai finito quella strage di Pinocchi, prendi un'altra bottiglia, eh? Questa è finita. Uh-huh. Abbiamo visite. Quanti sono? 4. Hanno la stella sul petto? No.
Che tipi sono? Ah, non lo so. Sono bendati. Mangiate, ragazzi. Pensaci tu, cara. Guarda chi c'è. È piccolo il mondo, eh? Sì, piccolo e affollato. Buttate giù le pistole. Ehi, anche tu. Così va bene. Scusa un momento, cara. Muovetevi, forza! Fuori di qua! Andiamo! Avanti, via di qui! Non fatemi più rivedere il vostro sporco muso! Ich habe nichts zu trinken bestellt. Hey, Boss. Ja, was ist denn noch? Gib mir was zu trinken. Na, wenn du Streit suchst. Nein, dazu bin ich viel zu müde. Si direbbe un paese tranquillo questo, non è vero? Non ditelo, potreste rompere l'incantesimo. Perché? Perché Wyke Tendrix è in paese con i suoi ragazzi e non ci vuole niente a farlo diventare nervoso. Wildcat? E chi è? Un giocatore, un professionista. È più abile che fortunato, ma non bisogna dirglielo perché è permaloso. Se volete vederlo all'opera, andate al salon, ma non guardatelo negli occhi, si potrebbe innervosire. Ehi, il fucile è pronto! Stai andando. Non lo sai chi è. È Wildcat Hendrix, un professionista. E con questo? Ti fa paura, forse? Hai qualche soldo? Così va bene, fratello. Vorrei poter raccontare che Wildcat Hendrix ha giocato con me. Meglio in cinque. La carta più alta serve, no? Buone.
Io passo. Apro di $10. Vediamo l'apertura. Dalle mie parti si usa tagliare. Apro di 10. Io dico 50. Ce ne vogliono 100. Due. Servito. Cento per giocare. Cento più 100. Io dico che è barato, ragazzo. Tu dici? Io dico. Ti offro da bere, ragazzo.
Dicono che una pallottola nello stomaco bruci meno se cede il whisky. Il signore lo prende doppio, così non te ne accorgerai nemmeno. Sbrigati. Non ci hai capito niente, eh? Te lo rifaccio se vuoi. Faccenda sia finita qui? Sì, credo di sì. Sei un bastardo! Beh, hai indovinato. Questo è vero. Ehi, quanto abbiamo vinto? Vuoi dire quanto ho vinto io? Tu hai perso, mi sembra. D'accordo, vuol dire che li tieni tu. Mi spiace, signori, ma l'ingresso è riservato ai soci. Ma io e lui siamo soci. Prego. Non c'è dubbio, sono sbirri. Darf ich bitten, gentlemen? Sì, signori. Allora? Allora che, signore? Portaci da mangiare. E forse i signori desiderano cominciare... Ecco, bravo, vogliamo cominciare, sì. Certamente. Io suggerirei... Non devi suggerire, devi portarci da mangiare. E alla svelta anche. Antoine, vino per i signori. Che cosa vi dice? C'era da aspettarselo. Io avrei giurato che il governo prima fatemi o poi... Fatemi la cortesia di non preoccuparvi. Se ci daranno fastidio, li addormenteremo. Ma spero che non pensiate di... Ma non temete, Lopert. Gli agenti federali non si uccidono, si comprano. E io non ne ho mai conosciuto uno che non fosse in vendita. Non farlo mai più, amico. Chasse à la madeleine, finis oignons, marron glacé, pommes de terre, petits pois, champignons sautés. Spero che sia di loro gradimento, signori. Ma perché ridi tanto?
E voilà. E voilà. Grazie, sarà ancora più facile di quanto pensassi. Du Bourgogne rosé, messieurs. Posso aprire? Se per dopo i signori gradiscono delle... Tu gradisci? Gradiamo. Antoine? Tout de suite. Grand Marnier, Cointreau, Curaçao. Tu cosa dici? Se va bene a te. Eh sì, va bene. Bien, monsieur. L'ho visto io! Ma le crepes, siete, vanno fatte con... Voilà! Domani stesso parlerò con quei due sbirri. L'approccio diretto è sempre da preferirsi.
Le pistole? Quali pistole? Quelle vostre, niente artiglieria qua dentro. È tutta vostra l'idea. No, ma è lo stesso una buona idea. Qui si entra disarmati. È la legge che lo ordina. E non dimenticatelo. Se non volete che vi butti fuori dal paese a calci prima che possiate bagnarvi il becco. Siete sempre... No. A volte m'arrabbio. Devono essere gli sbirri comprati da Parker. Gran bella gente. Conosci qualcuno? Quello è Rick Smith, un razziatore. È in gamba. Quello a destra è Lenny Smith, un buon grassatore. E quell'altro? È Stingery Smith, pistolero, bounty killer, un brutto cliente, quindi stai calmo. Seduti a quel tavolo dietro a te, ti ha guardato e poi si è messo a ridere. Ma allora quello ce l'ha proprio con te. È già la terza volta che ti guarda e ride. Perché non fai ridere anche me? Siediti. Ehi, ti ha messo le mani addosso. Se ci riprovi un'altra volta... Rompiamo le ossa a tutti. Vi dispiace farmi vedere come fate? Eh? Quanta brutta gente. Ma quello lì viene con noi? Chi? Ci vediamo, eh? Scommetto che hanno tutti una taglia. Salve. Ma sei impazzito!
Quante volte ti devo dire di non farti vedere in paese? Salute, sceriffo. Che cosa posso fare per voi? Potreste cambiarci questi $500, tanto per cominciare. Dove li avete presi? Al saloon. No. Sì. Metteteli in gabbia. Oh, certo, certo. Con piacere. Muoviti. Avanzo di galera. Cammina. Dentro. Entra. Non mi conoscono ancora quelli. Firmate qui. Ecco i soldi. Molto bene. Salve, sceriffo. Ci vediamo. Ah, dimenticavo. Saluti dal signor Parker. Grazie. Eh? Allora, siete voi? Siamo noi. Che cosa ne faccio di quei tre? Beh, lavorano per Parker anche loro, no? Tutti lavorano per Parker qui a San José. E allora dov'è il problema? Dicevo, forse non c'è bisogno di tenervi dentro a lungo, non è così? Teneteli dentro per un paio di giorni. Poi fatevi legare e fatevi dare un colpo in testa. Questo è necessario per l'occhio del paese. E poi metteteli $500 d'Italia. Vivi, se volete. Ah, voi lo sapete, vero, che Parker non vuole che si vada a curiosare nella missione? Ma lo sappiamo, sì. Sia lodato Gesù Cristo. Perché? Beh, quando il pellegrino penitente o il viandante affaticato bussa alla nostra porta, noi lo salutiamo dicendo sia lodato Gesù Cristo. E l'altro risponde, sempre sia lodato. Ah, adesso ho capito, sempre sia lodato. E tu che fai, non lodi? Certo, sempre sia lodato. Entrate, fratelli, entrate. Cerca di farli cantare. Ci puoi scommettere. Brutta gente. Chi è il capo qui? Diciamo che io sono il pastore di questo piccolo gregge. Cosa posso fare per voi? Diciamo che il pellegrino vuole confessarsi e il viandante vuole ristorarsi. Il viandante sarà ristorato e il pellegrino mondato dai peccati. Vieni, fratello, vieni con me. Seguimi. In nomine Paolo. Ist dir nicht gut?
Ehi, dove vai? Nel confessionale. Con tanto posto proprio qui dovevamo cacciarci. Sai, questo è il mio posto, fratello. Tu dovresti stare di fuori in ginocchio. In ginocchio lì? Beh, se non vuoi inginocchiarti puoi sederti. Ah. È la prima volta, figliolo. Già, e se è così scomodo è anche l'ultima. Dimmi tutto, figliolo. Tutto che? Ma non sei venuto per confessarti? Sì, anche per quello. E per cos'altro sei venuto? Per vedere se assolvi anche me. Prima devi confessarti e poi io ti assolverò. Ma sta attento, fratello. Tieni il becco chiuso. A parte me stesso, solo lui lo saprà. No, o resta fra noi due o non se ne fa niente. Ma come vuoi. Apriti, figliuolo. Apro che? Il tuo cuore. Confessati. Ah. Allora. Figlio mio. Vabbè, quando compì 12 anni, il mio vecchio mi portò con la sua banda a razziare il bestiame. Uno ci lasciò la pelle, ma a parte questo facemmo un buon colpo. Basta così, figliolo, ti imploro. Beh, che facciamo? Ora devi pentirti, e pentirti sinceramente. Già, sono pentito. E adesso assolvimi se hai il coraggio. Non capisco. Non capisci, eh? Assolvimi! Certamente, certamente. Stai calmo che ti assolvo. E lo assolvo, peccata tua, in nome del... Oh, no! Ah, aiuto! Io inizio ad assolvere la gente! Aiuto! Ci ha provato il fratello. Prima si è messo a parlare da solo e poi in nome d'un altro è partito con il destro. Ma no, volevo soltanto benedirti, figlio. Con un destro in bocca, vero? C'è qualcosa che non va qua dentro. Su, avanti, confessate. Perché pestate i peones? Non siamo noi che li pestiamo. È Lucifero, già Lucifero in persona. Lo conosci? Mai sentito nominare, deve essere un professionista dell'est. Va bene. Se questo Lucifero si fa rivedere, diteli di andare al diavolo. Che il Signore vi accompagni. No, andiamo da soli. Dio gracias. Der Herr bewahre und beschütze uns vor solchem Übel. In nomine Patri et Filii. Ah, auch das noch. Dove diavolo sei stato? All'inferno. Ci voleva tanto ad andare ai pozzi a pascia, dare un'occhiata e tornare. Ma che dici? 40 miglia in due ore non sono mica male, no? La situazione? Brutta, molto brutta. Che vuoi dire? Brutta per la diligenza, si intende. Ah.
Su, andiamo, ripeti. Ancora? Sì, ancora, non voglio intoppi. Quando la diligenza arriva... Arriva dove? Alla stazione di posta dei Pozzi Apache. Dai, dai, va avanti. Entro nella locanda per rapinarmi. Tu provi ad estrarre, ma io sparo in aria e tu allora alzi le mani. Poi io scappo, tu mi segui e dopo spartiamo. Passeggeri in partenza per San Antonio, giusto? Bene, ci siamo. È la tua prima diligenza, vero? Non ti emozionare, andrà tutto bene, ragazzo. Non ci accada niente. Io ho sempre paura che i banditi ci assalgano. Ma non temere, mia cara. Ci sono qua io, no? Ma si sentono cose orribili. Niente paura, signora. C'è lui per difendervi. E poi siamo appena partiti. I cavalli sono freschi, il conducente è riposato. No, potete credermi, nessuno ci assalirà, ve lo dico io. È vero. Scendete tutti! Su, forza! No, non ti preoccupare. Svelto tu, bambinone! Su le mani! Ti è andata male, eh? Se ci riprovi ti metto una palla tra gli occhi. Pistolero da strapazzo. Butta il cinturone! Adesso tira fuori i soldi. Fai il furbo, eh? Mancano $1,000. Tirali fuori o ti allungo. No, grazie, dateli ai poveri della missione. Signora, la prego di scusarmi. Yeah. Ci vediamo! Vieni, cara. È incredibile che accadano certe cose ai nostri giorni. I cavalli erano freschi, il conducente riposato, vero? Johnny! Oh mio Dio! Sarà un pellegrino che viene a confessarsi. Non credo, fratello. Sia lodato. Chi ti mette una palla in fronte? No, ascolta. Ascolta tu. Non t'ammazzo subito perché mamma dice che forse sei mio fratello. Ma ridammi la mia parte, se no ti porto a casa trascinato in una bara. Tu hai pensato che volessi derubarti, vero? Come hai fatto a indovinare? Ma non volevo derubarti, volevo solo dimostrarti che avevo imparato il mestiere. Che vuoi dire? Voglio dire che se tu sei sveglio, io non dormo, fratello. E l'unico modo per fartelo capire era di arrivare alla missione prima di te e quindi mettere le mani sul malloppo. Malloppo? Che malloppo? Ora ti spiego. Parker hat die hilflosen armen Mönche gezwungen. Allora, che ne pensi? Vediamo i 50.000.
Grazie d'essere qui, capitano. Dov'è? Dov'è il malloppo? Cosa? Il denaro. Fratello Clementino, prendete quello sporco denaro. Vado. Svelto, Clementina, svelto. Sapete, sono agricoltori. Ah, davvero. Simpatici, però. Ecco. Dai, vai. Non è orribile, capitano? Orribile, orribile. Tenente? Sì, signore. Voi organizzate la difesa, io intanto corro al comando. Forse è meglio che ci vada io. No, casomai ci andremo insieme. Tenente. Dopo. Ok, dopo. Intanto prendete le armi e appostatevi. Quali armi, capitano? Sapete una cosa? Non hanno armi. Arrivano! Eccoli, stanno arrivando! Calma, calma. Voi andate nel carro. Non aver paura. Cercate di prendere tempo, non aprite il portone. Ma lo faranno saltare. Fate come vi ho detto. Sì, andiamo. 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 Ah! Ma dove va quell'idiota? Fermatelo! Aprite! Ihr sollt aufmachen, sag ich! Questa è la casa di Dio, fratello! Venite in pace e vi sarà aperto! Non fate storie, aprite! Venite in pace e vi sarà aperto! Ma siete monotono, vecchio invasato! Va bene, giù le armi, ragazzi! Credevate che il vostro saio vi avrebbe protetti, vero? Così, non contentandovi più di lanciare i vostri sciocchi anatemi, avete accolto i miei clienti a fucilate e ne avete mandati tre al creatore. Che bella confraternita. Madoc, prendete i denari e fate saltare questa baracca. Mi prego, noi... Sta zitto, cialtrone. Non c'è nemmeno l'ombra di un dollaro, signor Parker. Cosa? Il denaro. Bene, l'avete voluto voi. Madoc, fate saltare la missione. Levatevi di mezzo. Ho detto levatevi di mezzo! Mettetevi là, con gli altri. Voi? Sì, noi, la legge. No! Giù le armi o l'ammazzo! Vi prego, aiuto! Gettatele, gettatele! La farsa è finita, signori. Coraggio, figlio. È passato. Ben fatto, Madoc. Un momento. C'è un piccolo dettaglio che vale 50.000 dollari. Eh? Buon
lavoro, ragazzi. Tu resta qui. Idiota. Una mano, ragazzi! Ehi, venite! Credete che possa essergli utile? Non saprei. Lo chieda loro. Vi può essere utile questo. Fermi! Tu, aprite! Portate il portone! Aprite! Ho detto fermi! È un po' scarico. Decisamente chiuso, amico mio. Vieni, fratello, vieni. La violenza è inutile quando la ragione può prevalere.
Maledetto! Basta! No, resta qui, non muoverti! Che ti avevo detto? Facile? Va bene, però dammi il malloppo. La saluto, tenente. Bravo, fratello Filippo! Bravo! Ce l'hai mandato tu, Filippide, a chiamare i Rangers? Ma che ti salta in mente? No, capitano, sono stato io a farli chiamare, non per mancanza di fiducia. Ho soltanto avuto paura che non sareste arrivati in tempo. Ho fatto male, forse. No, hai fatto bene. Padre? Ecco i nostri angeli custodi, signore. Senza il loro aiuto non ci saremmo salvati. Vi siamo molto grati, signore.
signor? Capitano, non sarebbe ora di ritornare al comando? Avete ragione, tenente. Scusate, ma a prima vista vi avevo scambiato per un ladro di cavalli che stiamo cercando da tempo. Non è la prima volta che gli succede, vero, capitano? Già. Ecco qua $50,000, la prova dello sporco traffico di Parker. Consegnateli al giudice. È proprio una somiglianza incredibile. Quel bandito è il vostro ritratto sputato, capitano. E queste sono le taglie degli uomini di Parker che il capitano ha catturato. Beh, ma queste non dovete darle a me, sono vostre, vi appartengono di diritto. Siamo già pagati dallo Stato. Così parla un vero rappresentante della legge. Arrivederci. Salute. Arrivederci. Salute. No. Tu resti con noi, fratello. Ti cureremo noi. Egli sarà successo. Dove vai? No. Resti qui. Sarai soddisfatto, immagino. Giorni e giorni di lavoro e un mucchio di dollari buttati al vento solo perché uno stupido ranger ti ha riconosciuto. Ma io... Di te non ci si può mai fidare. Questo è il fatto. Ehi, guarda.